Una drammatica vicenda ha sconvolto bagnanti e turisti che in questi mesi si stanno riversando sulle spiagge della costiera amalfitana per refrigerarsi dal caldo torrido di quest'estate 2017. La tragedia si è consumata precisamente nello specchio d'acqua tra Vietri sul Mare e Cetara. È stato stroncato da un malore Gennaro Polverino, il 67enne salernitano amante del mare e delle immersioni subacquee. Il corpo dell'uomo pare sia stato notato da alcuni bagnanti nei pressi della spiaggetta di Punta Fuenti. Inutili i soccorsi del personale medico di bordo della motovedetta della Guardia Costiera di Salerno, in quanto lo sfortunato apneista non ce l'ha fatta. La salma dell'uomo è stata trasportata prima presso il porto turistico di Cetara e successivamente all'obitorio di Salerno. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Vietri sul Mare, che ora indagano sulla fatalità consumatasi nelle acque tra Vietri sul Mare e Cetara.